Da parecchio tempo si parla di NFT, i non fungible token, e a quanto pare sembra che addirittura l'industria del vino si sia completamente innamorata di questi oggetti digitali. Così mi sono fatto la domanda, mi sono detto, dico, perché non parlarne un po' sul mio canale e sul podcast? E quindi oggi volevo appunto fare un po' un discorso, una spiegazione su che cosa sono gli NFT e come vengono utilizzati normalmente e come alcune aziende vinicole, alcune grandi aziende vinicole, stanno cominciando ad utilizzarli. E quindi bentornati sul canale del vino digitale, bentornati su The Digital Wine. Un minimo di storia, gli NFT furono inventati nel 2017, quindi ormai già 5 anni fa, sembra una cosa vecchissima, no? E i primi furono un insieme di immagini digitali, chiaramente, quindi di disegni, di figurine di gattini, infatti erano chiamati Crypto Kittens, erano stati disegnati in modo tale da essere ognuno diverso dall'altro, erano file e quindi venivano messi poi sulla blockchain in modo tale che ognuno di questi file, ognuna di queste figurine fosse unica, avesse un proprio hash univoco, appunto sono not fungible, cioè non possono essere scambiati, non ce ne possono essere due uguali, in poche parole. Quindi che cos'è un NFT? Cominciamo da lì. È nient'altro che un file digitale che può essere trasmesso, da un utente all'altro semplicemente passandosi il codice identificativo che poi è quello che viene messo sulla blockchain. Quindi in pratica si costruisce si fa questo disegno, si costruisce questo oggetto digitale, dopodiché si passa sulla blockchain, tipicamente quella di Ethereum. Quindi ogni immagine è unica nel suo genere. Di questi Crypto Kittens, questi gattini digitali che assomigliano un po' ai Digimon, cose del genere, niente di che particolarmente interessanti o belli, però furono venduti per cifre intorno ai 200-300 mila dollari, quindi non stiamo parlando di poche cose. A chi servono? Servono semplicemente ai collezionisti che fanno a gara ad averne il più possibile e quindi se li scambiano uno con l'altro come si faceva una volta con le figurine appunto dei Pokémon o quelle dei calciatori per chi ha qualche ricordo insomma di qualche decennio addietro. È chiaro che per avere quel minimo di interesse devono essere venduti da una persona o da più persone che siano comunque conosciute. È chiaro che se mi metto a fare io dei criptogattini o delle immagini da vendere su internet, nessuno se le comprerebbe mai. Io prima ho parlato di 200-300 mila dollari, ma ci sono state altre immagini, sempre della stessa collezione, che sono state vendute per 5, 6, 7 milioni di dollari. La cifra maggiore mai raggiunta, almeno fino adesso, per un NFT è stata un'opera digitale, quindi un collage di 5.000 fotografie venduto da un tale Beeple, che io personalmente prima di quel momento non neanche conoscevo, però probabilmente appunto è una persona conosciuta. Un'immagine, appunto, questo collage di 5.000 fotografie che si chiama Every Days, i primi 5.000 giorni. Questo è il significato. È stata venduta per 68 milioni di dollari, 68 milioni di dollari nel 2021 all'Astra Christie's. Con l'NFT però ci sono tutta quanta una serie di cose insieme che si possono collegare. Ad esempio, la cosa comoda sono gli smart contract. Lo smart contract non è nient'altro che un vero e proprio contratto che viene scritto digitalmente e che si attiva automaticamente quando si verificano determinate condizioni. Ad esempio, voi avete un'assicurazione, fate un viaggio in aereo e avete un'assicurazione per i ritardi del viaggio, dell'aereo. Se l'aereo fa effettivamente ritardo, voi oggi con una normale assicurazione dovete andare, recarvi presso gli uffici, farvi firmare il foglio che quell'aereo in effetti è arrivato in ritardo, mandare la raccomandata e aspettare che vi ridiano i soldi. Se avete invece un qualcosa fatto tramite smart contract, che quindi è sempre registrato tutto su blockchain,
In quel caso automaticamente i dati del ritardo del volo arrivano sul contratto, arrivano alla compagnia assicurativa che automaticamente vi rimborsa i soldi e voi non dovete fare niente. È un contratto appunto che al verificarsi di determinate condizioni si attiva automaticamente. Quello sulle assicurazioni lo sta facendo AXA, ad esempio. Nike sta vendendo delle scarpe, le Crypto Kids, che praticamente vengono vendute soltanto tramite NFT, cioè voi andate sul sito, vi comprate l'NFT con l'immagine di quelle scarpe e se voi avete l'NFT, poi andate al negozio, presentate la proprietà di questo token digitale e vi danno le scarpe in cambio. Non mi chiedete il perché o il per come, però questo è quello che stanno facendo queste grandi aziende. Tutto quanto questo come entra anche nel wine business, cioè l'industria del vino. L'industria del vino, come dicevo, ultimamente si sta molto affacciando a tutta quanta questo nuovo filone di oggetti digitali, anche nuovi. Sinceramente non è che la vedo proprio una cosa fantastica, perché spesso e volentieri le aziende vinicole non hanno neanche una così grande informazione e capacità di gestire l'ambiente digitale. Quindi andarsi a mettere proprio su oggetti esoterici, se vogliamo, come gli NFT, forse non è proprio la cosa migliore. Poi, se vi ricordate quello che dicevo prima a proposito del brand, se voi siete una piccola azienda vinicola, e volete mettervi sul settore degli NFT, quindi utilizzare questi token digitali per poter poi vendere il vostro vino e dargli un certo non so che di moderno e di novità, e dovete fare parecchio lavoro per farvi conoscere, perché o siete già un brand conosciuto, ma se non vi conosce nessuno dovete farvi conoscere, quindi dovete comunque spenderci tanto tempo e soldi, naturalmente, per sponsorizzare il vostro lavoro, per far vedere quello che state facendo. Insomma, non è proprio banale la cosa. Ci sono alcune aziende famose come Graham Norton con il suo iDevil, che tramite NFT ha cominciato a vendere en premier il suo Malbec. Tu compri l'NFT e hai un diritto di prelazione per quello che riguarda le prossime bottiglie che verranno vendute. Oppure ci sono i vini In Vivo X di Sarah Jessica Parker, anche questi venduti tramite NFT. Ma è chiaro che stiamo parlando, ancora una volta torniamo al solito discorso, di nomi che sono di per sé un brand, sono di per sé conosciuti. Se facessi un vino io o anche una piccola cantina vinicola, per quanto buona fosse, non si comprerebbe nessuno l'NFT di quel vino lì. Preferisco andare in enoteca o chiamare, se è possibile, il produttore e farmelo mandare a casa. Mondavi, Robert Mondavi ha fatto, azienda Robert Mondavi, ha fatto una cosa leggermente diversa con gli NFT. Si comprano questi tre NFT, sono tre mi sembra, sì, e si ha la possibilità di avere del vino in contenitori di porcellana particolari, disegnati, quindi quasi un oggetto artistico, e sono oggetti unici, non sono cose che possono essere comprate o trovate anche in una enoteca o per quanto bella e importante che sia. E quindi diciamo è un po' un modello ibrido, un po' come quello della Nike, tu compri l'NFT e in cambio e come regalo ti do anche le scarpe. Un altro sistema ibrido è quello di Penfolds, azienda australiana, che ha collegato un NFT con una barrique del suo Cabernet Syrah del 2021. È stato venduto in poco tempo per 130 mila dollari e chi ha comprato questo NFT quindi è diventato proprietario di questa barrique di vino. Considerate anche che quando si compra un NFT con Ethereum c'è la cosiddetta gas fee, cioè la tassa sul gas in pratica, una tassa, una commissione che la piattaforma si prende per fare tutto quanto il lavoro che sta facendo. Una cosa interessante per quello che riguarda l'NFT è che ad ogni transazione parte del guadagno che c'è in quella transazione va al possessore originale, cioè quindi al creatore.
Mi spiego meglio. Allora, il prezzo maggiore per una bottiglia pagato fino adesso è stato un Romanée Conti del 45, pagato circa $558,000, una cifra del genere, nel 2018. Una volta che questo vino è stato, questa bottiglia è stata venduta, però è chiaro che a Romanée Conti non va una lira, cioè i soldi vanno al possessore di quella bottiglia lì, come è giusto che sia. Con un NFT, attivando lo smart contract adatto, questo invece avrebbe portato una parte di guadagno, quindi una percentuale, anche al proprietario originale, cioè al creatore di quell'NFT. Quindi se io oggi creo un NFT con un gattino fighissimo, bellissimo, lo vendo per 100.000 euro in Ethereum, chiaramente, poi questo viene venduto, lo vendo a qualcuno per 120.000 euro, questo qualcun altro lo rivende a sua volta per 200-300.000 euro, parte di quel guadagno ritorna comunque in mano a me. È come se ogni volta che passasse di mano comunque una parte di quei soldi vengono riconosciuti a chi ha creato questo oggetto. Può essere una cosa intelligente, interessante, giusta, sbagliata eticamente, non lo so, comunque è così quello che succede. Ci sono un sacco di altri casi particolari che si possono fare, li trovate poi anche nella una delle prossime numeri della newsletter, e vi invito tra parentesi a iscrivervi. È un modo come un altro, non soltanto per rimanere sempre aggiornati con quello che succede nel mondo del vino e della tecnologia digitale, ma è anche un modo per far crescere The Digital Wine e per finanziarlo soprattutto. Concludiamo allora quindi questo episodio sulla parte NFT e vino per dire intanto una cosa: se non sapete cosa state facendo, lasciate perdere gli NFT, lasciate perdere le criptomonete, perché rischiate di andarvi a infilare in qualche truffa fatta apposta per acchiappare i gonzi, come tutte quante le truffe. E bisogna sempre fare quello che si sa fare. Se non si conosce esattamente che cosa si sta comprando, è meglio lasciar perdere, e questa qui è la prima cosa. Secondo, si possono mettere in piedi dei progetti che riguardano NFT, criptomonete, cose di questo tipo, ma bisogna sempre comunque legarsi a degli esperti, a delle persone che sappiano bene esattamente che cosa stanno facendo e che cosa starete facendo voi, perché i soldi chiaramente poi alla fine sono i vostri, il nome e il marchio sono i vostri, insomma, quindi stateci un po' attenti. Vi ringrazio di avermi seguito fino a qui in questo episodio dove ho parlato di vino e di NFT. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, di iscrivervi al podcast, di sottoscrivere possibilmente l'abbonamento alla newsletter, e comunque c'è anche una versione free, non vi preoccupate, e così potete ricevere parecchie informazioni che riguardano le aziende vinicole, che riguardano le news del mondo del vino, schede tecniche sulle migliori startup del food and beverage, e insomma ci sta parecchia roba da leggere, e in più tutti quanti i link degli episodi sia sul canale YouTube che sul podcast che farò verranno messi sulla newsletter. Quindi vi lascio con le solite raccomandazioni: bevete con moderazione e mai prima di mettervi alla guida. Al prossimo bicchiere!